Buongiorno, buon pomeriggio a tutti dal Milanista Park. Siamo qui in questo nuovissimo video dove andremo a parlare di calciomercato, miei pensieri su Ragnik, andremo a parlare di Milan, soltanto di Milan. Dunque andremo intanto a parlare della notizia che ho appena letto del rilancio dell'offerta da parte PSG per Benacer. Di 40 milioni. Cosa penso io? Io penso che comunque Milan deve mantenere Benacer, non deve privarsi di Benacer, perché comunque Benacer ha dimostrato fiducia da parte dei tifosi, ottimi risultati, rendimento in campo, che un giocatore così non lo vedevo come Bakayoko. E l'ultimo come questo carattere Gattuso, che andava duro su ogni pallone senza paura, combatteva per la squadra. E io vedo in Benacer un giocatore adatto allo stile del milanismo. Magari non è pure milanista, può essere pure che non è milanista, ma lo vedo adatto allo stile del milanismo. Stile del milanismo che comunque i giocatori avevano amore quando giocavano per questa maglia. Una volta tutti pagavano per venire a giocare a Milan. Pagavano pure per venire a giocare a Milan. Ora purtroppo tutti i giocatori cominciano un pochino con una linea mia a singombarsi. Noi ultimamente i veri campioni che possiamo pure sognare. E a noi di facile questa cosa non ci dà pace, non siamo felici di questa cosa. Per quanto riguarda Ragnik, può collega al mio pensiero, come lo stesso pensiero di Benacer, il Milan di Ragnik. Come sarà il Milan di Ragnik? Il Milan di Ragnik sarà un Milan giovane, con giocatori che verranno pagati non molto. Low cost, si può dire poi low cost, perché sono giocatori economici che comunque si può intravedere qualche speranza che diventano dei giocatori affermati. Però io spero che questi giocatori, che una volta diventati affermati, non li andremo a regalare a società, non li andremo a vendere andando a società. Li dobbiamo mantenere, i nostri campioni li dobbiamo mantenere. Questo è un altro stile che appartiene al milanismo, che i propri campioni li manteniamo, non li andiamo a regalare, non li andiamo a vendere. Questo è il vero milanismo. Il milanismo è finito dopo il 2011, possiamo dire poi dopo la Champions, quando abbiamo vinto la Champions, o quando abbiamo vinto il campionato, tutti i nostri campioni, sì che erano pure a fine carriera, li abbiamo svenduti, vedersi Pillo, abbiamo svenduto Pillo, se ne sono andati tutti insieme, da Nesta, se ne sono andati Ambrosini, Inzaghi, Gattuso. Tutti abbiamo visto Gianbrotta, che anche se col futuro, con la precedenza esperienza, magari pure nella Juventus, comunque Gianbrotta era uno che giocava con impegno. Questi erano i giocatori che aveva bisogno in Milan in quel momento, e quelli che dovrebbe avere in questo momento in Milan, giocatori con la stessa voglia e con lo stesso stile di gioco. Questo è il Milan che vogliamo con i nuovi giovani, che li facciamo crescere e li facciamo rimanere in questa serie A. Dobbiamo convincere che il Milan punta su di loro e voi rimanete a Milan, con voglia rimanete a Milan, no? Con questi giocatori che giocano soltanto per il denaro. Per
creare nel Milan dovete avere la voglia. Questo è il mio pensiero sull'Enrique di Benacer e solo quello che potrebbe essere di Ragnic, un'altra cosa aggiungo che il Milan di Ragnic punta soprattutto su un giocatore Wenger. Io sinceramente non l'ho visto Wenger, mi dovrò informare, aggiornare, magari ci faccio un video pure su Wenger e io spero che questo Wenger faccia bene al Milan, lo auguro, se dovesse arrivare, e spero una volta arrivato alla top performance in generale affermata, lo manteniamo. Il video finisce qua. Vi invito a mettere un like, condividete, commentate questo video, commentate soprattutto per quello che pensate voi sull'argomento che ho trattato, così so pure i vostri pareri di voi fan. E soprattutto iscrivetevi al mio canale, il mio Insta Pazzo, aumentiamo i numeri, siamo arrivati a 102, purtroppo due persone le abbiamo perse, che si sono disiscritte, mi dispiace moltissimo, non so chi siano, però mi dispiace tantissimo. Spero che aumenteremo e arriveremo all'obiettivo dei 500 più presto possibile. Se volete passare al mio secondo canale, Andy Gaming 96, la porterò a partire di FIFA, Fortnite, solo nel mondo del gaming. Se volete passare poi sulle mie pagine social, Facebook e Instagram, il mio Insta Pazzo, su TikTok, il mio Insta Pazzo Official, né bene né male, ci vediamo nel prossimo video che sarà giovedì 11, l'analisi partita, finalmente tornano l'analisi partita e poi post partita torneranno. Giovedì ci sarà l'analisi partita di Juventus Milan e io vi saluto e né bene né male, forza Milan e forza Italia, stiamo ripartendo.